Buongiorno amici del canale e di Vivere Country, la mia stupenda rivista che mi accompagnerà per tutto agosto, perché saremo con uno speciale di 5 pagine con tutti i prodotti Magic Wall snocciolati con tantissime foto e dettagli. Una rivista eccezionale che tratta proprio del vivere in sapore country, non perdetevela. Perché sono qui in questo angolo? Perché voglio farvi vedere come colorare con la fantastica Magic Wall tonalità pazzesca, un elisir, un verde salvia, veramente molto molto coprente, su muro in cartongesso e su muro ruvido, parete semplicemente intonacata con una spazzolata molto molto ruvida e con una classica vernice bianca. Invece qui abbiamo già steso Magic Wall, ma quando? Un anno fa. Magic Wall vintage rosa direttamente su un cartongesso, quindi senza nessun trattamento. Voglio farvi vedere come copre bene, se una parete ruvida, se una parete liscia, con materiali differenti, e come far sì che un angolo così diverso diventi tutto quanto elegante, uguale, armonioso. Partiamo! Magic Wall è una pittura veramente spettacolare. Perché lo dico? Perché non ha nulla a che vedere con le pitture che trovate di solito in giro nei vari colorifici, nei negozi di vernici. Ha dei plus che sono stati veramente studiati su misura per questo prodotto. Non ha primer, come tutti i prodotti Magic Paint, anche Magic Wall. Ovviamente non c'è un primer, non c'è un fondo, non c'è nulla. Quando dico che si può dare direttamente sulle superfici senza pretrattare con altri prodotti, è la verità. Lo abbiamo testato, steso su cartongesso direttamente, su muri in cemento, su mattoni, su qualsiasi muro che ha già avuto dei pretrattamenti, tipo un muro con stucco veneziano addirittura cerato. Semplicemente se il muro è liscio, lucido e ha avuto una vernice lavabile, una ceratura, basterà sgrassare con ABBA. Se invece è un muro classico, normale, tipo questi che ho dietro io, non sono muri lucidi, basterà spolverare. Questa è la prima cosa che dovete guardare quando cercate un prodotto di qualità. Aggrappa? Quante mani devo dare? Che prodotti devo utilizzare? Con Magic Wall è necessaria la mano di colore diretta. Nessun prodotto prima. Già questo è eccezionale. Copre bene? Copre molto bene. Spesso basta una mano con qualche ritocco. Stendiamola pura, è meglio, copre di più, non cola, ci fa risparmiare tempo e fatica. Chiaro è che se fa molto caldo, se siamo in estate come adesso, è meglio mettere un goccino di acqua, un 5%, e diluire bene. Vi farò anche vedere come diluire per avere una miscela ottimale, ma coprenza veramente fantastica. Spesso io stendo una mano e poi do una passata con qualche ritocco, non una seconda mano. Oggi vi farò vedere la stesura a pennello, una stesura molto bella che va veramente di moda adesso, particolare, miscelata, che lascia degli effetti sulla parete bellissimi. E quindi importante la coprenza, un colore pigmentatissimo che è fantastico anche all'esterno. Potete addirittura decorare tranquillamente uno stabile all'esterno, non ha paura dell'inverno, non ha paura della pioggia, non ha paura dei raggi solari, perché la problematica delle pitture per esterno è: ma scoloriscono? Col sole scoloriscono queste pareti? No, l'altissima pigmentazione di Magic Wall vi permette di avere una durata del colore veramente ottimale per tantissimi anni. Inoltre è lavabile, quindi cosa vuol dire? Che se colorate le pareti della cucina o di un corridoio e avete un segno, una pedata, la cartella del bimbo sulla parete oppure uno schizzo di sugo, basterà prendere un panno in microfibra umido, un goccino di sapore neutro, si passa e vanno via anche le macchie, quindi non si macchiano le pareti. Inoltre profuma è un profumo eccezionale, ovviamente gelsomino, la nostra nota inconfondibile, e quindi sapete quanto è bello entrare in una bella casa, in una bella stanza e non sentire odore di pittura ma profumo di Magic Wall, è fantastico. Tutto ciò si somma a una facile stesura, quindi anche se non siete dei decoratori provetti non avrete nessuna difficoltà, basta rispettare alcune linee guida che vi do oggi. Mi raccomando, che sia una parete liscia o che sia una parete ruvida, rispettate sempre le mie linee guida. Magic Wall è disponibile in tre formati: 125 ml,
7,50 e 4 litri. I 4 litri coprono più di 40 metri quadri, 45 metri quadri, anche di più a volte, dipende dalla tonalità. Il 7,50 fa dai 10 ai 15 metri quadri. Il 125 è spesso una nicchia, ma anche spesso viene utilizzato per miscelare i colori, alleggerire, scurire, divertirsi. Dovete essere voi a capire quale formato vi occorre. Le latte, mi raccomando, si aprono con l'apribarattolo, è importante. Apre bene i barattoli e vi aiuterà a conservarli bene se avanzate il prodotto. Si inserisce bene, si fa una leggera pressione. E voilà. Il gioco è fatto. Il liquido che trovate in superficie è fondamentale. Serve per aiutare la pennellessa a scivolare sulla parete. Serve a proteggere il colore, serve a far sì che i pigmenti si fissino ancora meglio sulla vostra parete. Quindi è importantissimo non colar via quello che si trova sul barattolo all'interno, in superficie. Spesso la domanda me la fate, mi dite: Elisa, ho aperto il barattolo, non è del colore del baffo, non è del colore che mi aspetto, come facciamo? No, non vi preoccupate, quello che c'è sopra è semplicemente un fissativo che aiuterà nel tempo a far sì che la pittura rimanga perfetta sulla parete. Il consiglio che vi do è: cercate sempre di avere un secchiello per scaraffare la pittura. Un vero decoratore cosa fa? Prepara alla perfezione il prodotto che deve stendere sulle pareti. Non basta aprire, girare un po' e spalmare sulla parete. Non si fa così. Quando si parte con la colorazione di una parete, di una stanza, di una nicchia, bisogna comunque preparare bene il colore. Esattamente come facciamo con Magic Paint. Si gira bene il colore, si tiene sempre in movimento, miscelato bene, cremoso, e deve essere perfetto prima di iniziare a colorare. Quindi, secchiello da parte e iniziamo a scaraffare. Prima scaraffata. È importante questo passaggio perché? Perché il barattolo può essere rimasto fermo un po' di mesi e potrebbe essersi formato un pochino di fondo. Quindi tutti i decoratori lo farebbero, dovete pensare che la base va preparata anche in questo modo. Può essere un pochettino noioso, ma è importantissimo. Io ora prendo il mio legnetto, giro bene il fondo, se mi è rimasto del colore dentro in sedimento, il fondo, lo verso nel mio secchiello e dopodiché lo riscaraffo. E lo giro di qua. 2. Questa operazione va fatta più volte possibile. Come dico sempre con Magic Paint, prendete una canzone, cantatela e quando la canzone finisce smettetela di girare nel barattolo, perché per questo bastoncino deve miscelare bene i componenti. È uguale per Magic Wall. Mettete una canzone sottofondo, cantatela, quando la canzone finisce voi finite di scaraffare. Per agevolarvi nella stesura avete diversi modi. Io amo tenere il secchio che da un lato ha questa zigrinatura, sentite? Una zigrinatura che serve proprio per scolare bene il pennello, quindi basterà tenerlo al contrario, da questa parte, puccio il pennello, scolo per bene il lato e sono a posto. Se volete scolare di più potete mettere anche all'interno una retina, l'appoggiate al lato e scolerete ancora di più la pennellessa. Vi consiglio, se avete pareti ruvide, ovviamente di utilizzare il pennello e non il rullo, perché comunque Magic Wall può essere anche stesa con il suo rullo in spugna, che non lascia assolutamente segni. Però prediligete la stesura a rullo sulle pareti lisce, ovviamente non su quelle zigrinate come la mia, che hanno tante imperfezioni, e nemmeno se avete delle modanature, come in questo caso il mio cordone. Questo video comunque di questa parete, se volete, potete guardarlo sempre qui su YouTube nella sezione tutorial Magic Wall e troverete la realizzazione di questa bella parete. Però io amo cambiare e quindi oggi faremo diventare un angolo unico perfetto per una sala da pranzo o vediamo un pochettino cosa mi viene in mente. Pennellessa, oggi utilizzerò lei, meravigliosa, morbida, provatela, è veramente un velluto. Perché? Perché è bella bella spessa, incanala molto colore, quindi non vi fa stancare il polso. Prediligete sempre l'impugnatura dal basso, mi raccomando, non l'impugnatura da qua, perché vi fate male alla mano, quindi dal basso. Caricate bene la pennellessa, scaricatela poco sui lati e partite colorando. Io vi faccio vedere subito la diversità di stesura da un muro liscio a un muro ruvido, ma userò la mia pennellata disomogenea, perché secondo me è fantastica su questo tipo di parete. La vellutatezza di Magic Wall, la sua brillantezza sarà enfatizzata tantissimo da questo tipo di stesura, quindi provatela. Carico, scolo un pelino,
non troppo, infatti come vedete il colore resta all'interno, e parto a colorare. Questo sarà il mio metodo di stesura. Mi raccomando, ricordate che è luglio, agosto, giugno, settembre, ancora fa caldo, quindi sono mesi in cui la vernice va stesa ma non troppe volte ripassata, perché altrimenti invece di spalmare togliete. Quindi come vedete in questo caso ora io ho steso, ho fatto il mio perimetro, ora basta, non ripasso più. Perché se voi ripassate, invece di spalmare meglio, togliete. Cosa vuol dire? Che sarà necessaria una seconda mano. Se invece voi vi fermate qui, sarà necessaria una mano. Risparmiate tempo, fatica e un sacco di soldini, perché un'altra mano vuol dire più vernice. Mi raccomando, unite subito dal punto dove avete appena finito. Quindi se io ho steso fin qua, io riparto subito da qui e collego le due chiazze di colore. Guardate la differenza di stesura che utilizzo su un muro ruvidino. Vedete? Massaggio bene e poi utilizzo sempre questo metodo di stendere la pittura in modo disomogeneo. Vi assicuro che con una pittura spettacolare come Magic Wall, così tanto, tanto, tanto vellutata e brillante, questa pennellata dona veramente un effetto pazzesco. Provare per credere. Ho fatto passare un'intera notte e ho fatto asciugare bene le pareti. In realtà Magic Wall asciuga veramente molto in fretta, però quando si hanno delle pareti così differenti, da questa parte ruvida, da questa parte più liscia, è meglio aspettare qualche ora in più, non capita nulla. Ora darò una passata, non è una vera seconda mano, è una passata, una carezza su questa parete liscia, perché sì, è vero, il liscio è più facile, stendi ed è subito tinto, però in effetti trattiene meno colore e quindi trattenendo meno colore in alcuni punti, tipo qui, qui, lì, vedo qualche alone rosato, quindi qualche alone del colore che c'era sotto prima. Invece la parete ruvida è fantastica, è perfetta. Se fate attenzione, se stendete bene il colore, una mano vi basta. Una mano ovviamente di colore puro, non diluito. Una mano vi basta perché lavorate già talmente bene, aggrappa talmente bene, copre talmente bene che non serve una seconda mano. Quindi risparmiate un sacco di tempo e anche soldi perché vi serve meno colore. Riparto scaraffando. Perché? Perché il colore ovviamente è stato fermo tutta la notte. E la preparazione è fondamentale. Alla prima mano manca la seconda mano. Quindi riscaraffo. Uno. Andiamo avanti fin quando non finisce la mia canzone. Se le setole dovessero leggermente sporcarsi, io ovviamente da ieri l'ho lavata, non vi preoccupate, è semplicemente una macchia sul pennello, sulla setola, ma non trasferirà il colore sulla parete. Quindi se poi utilizzerete questo pennello per un colore bianco, non vi preoccupate. Ora carico bene, scarico sul bordo e riparto. Passo proprio solo dove vedi i miei segni.
dove non vedo segni? No, perché tanto avendo utilizzato il colore puro, non avendo diluito, non si vedrà differenza tra questa passata e quella di ieri. La tonalità è identica. Quindi una seconda mano molto approssimativa, stesa soprattutto dove ci sono difetti. Questa mano, la mano liscia, la mano in cartongesso, è perfetta. Aspetto che si asciughi per vedere il movimento dato dalle mie pennellate. La brillantezza che dona Magic Wall è pazzesca, la potete notare anche sul muro ruvido, che è perfetto. Questo muro non necessita né di passate in più, né di seconde mani, semplicemente essendo molto ruvido in alcuni punti, io ho lasciato qualche buchino, perché ieri sera non lo vedevo, forse un po' la stanchezza. Ricordate sempre una cosa fondamentale, Magic Wall è veramente tanto aggrappante, come aggrappa su un muro in stucco veneziano, aggrappa benissimo anche sul nastro carta, quindi il nastro carta non si toglie quando la pittura è asciutta, si toglie quando la pittura è ancora umida, in modo che non abbia ancora tirato, fatto grip e possa via spellicolare tutto, altrimenti rischiate che il nastro carta e la parete, che hanno lo stesso colore, possano no, diciamo, il nastro carta possa far togliere il colore dalla parete. Questa cosa capita molto di più sui muri lisci, meno sui muri ruvidi. Però ricordatevi questo consiglio, se la parete ormai è secca e asciutta, prendete un cutter, incidete e poi togliete il nastro carta. Se non volete incidere, basterà togliere il nastro carta quando la parete è umida. Volevo darvi un'ultima conferma, quanto poco colore serva se si utilizzano i colori puri. Come vedete, una mano totale e pochi ritocchi, quindi ulteriore risparmio. Ma volete vedere quanto ne è avanzato? Tantissimo, ho usato più o meno 750-800 grammi di vernice, avrei potuto sicuramente prendere un barattolo piccolo, ma io preferisco prendere i grandi così mi occorrono anche poi per altri lavori che devo fare. Però mi raccomando, valutate questo fattore, il risparmio sia economico che di tempo. Guardate qui. Le mie pareti colore Elisir sono perfettamente asciutte. Ricordate però che se stendete la pittura con fonti di calore oppure con un ventilatore acceso con le finestre aperte potrebbe asciugare un po' più in fretta, quindi valutate questo fattore. Ho deciso di dare una bella profondità alla parete, perché il colore ha proprio dato rilievo, no? Con la sua tipo di stesura, diciamo, raffazzonata, disomogenea. Questa stesura ha proprio evidenziato tutto ciò che volevo, quindi la profondità. Ma voglio dare ancora più profondità e quindi colorerò questa bella cornice molto vecchia, che tempo fa ho colorato col mio Sunset, la colorerò con l'Elisir. Quindi con lo stesso colore che ho steso sulla parete, colorerò anche la mia cornice. Ricordate sempre che Magic Wall c'è in versione murale, quindi in Magic Wall, e in versione mobile. Per i mobili abbiamo la versione Paint, Magic Paint. Dopo aver lavato bene bene la mia cornice con ABBA, perché qualche mese fa l'ho colorata appunto e l'ho cerata con la mia cera Jasmine, l'ho sgrassata bene con ABBA, ora sono pronta a una superficie perfetta per ricolorare col mio Elisir. E partiamo! Miscelo bene 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 il colore. Mi raccomando, il barattolo non si shakerà, il barattolo si apre e si miscela col legnetto. Dopo aver miscelato benissimo la mia vernice, solita storia, si canta una canzone, quando finisce si finisce di girare, pennello e parto. Utilizzo un King perché? Perché voglio una bella pennellata materica, bella grezza su questa cornice. E quindi vernice pura e pennellone. Ha una coprenza eccezionale l'Elisir, sia su parete che nella versione paint. Guardate. Coloro anche la parte dietro, perché ovviamente sul mio muro la cornice nuda si vedrà anche nei laterali, quindi non fate questo errore, colorate tutto, davanti e dietro.
Ovviamente qua i tarli non ci sono più. Si sono rosicchiati alla grande la mia cornice, ma io ho già fatto un trattamento antitarlo e loro non ci sono più. Do un leggero decapè alla mia cornice per renderla più calda, più vissuta e più country. Quindi utilizzo due spugnettine abrasive, una un pochettino più grezza, una un pochettino più fine. E ricordate sempre che le spugne abrasive sono al contrario della logica. Cosa vuol dire? Che più il numero è basso, quindi una 40, una 60, una 100, più è grezza, più è ruvida. Più invece il numero è alto, tipo 400, più la spugnettina abrasiva sarà fine. Io utilizzo adesso una 100, che è quella leggermente più fine, e questa è più o meno una 40, è un pochettino più grezza. Ricordate anche che le spugne abrasive sono più morbide della carta abrasiva in sé, che potrebbe essere messa su, per esempio, un manipolo e potrebbe essere molto più rigida. Essendo più morbida, rovina meno la superficie, per questo consiglio sempre di partire con le spugnettine abrasive. Spiumacciatele, mi raccomando, in modo che siano ancora più morbidine. E partiamo. Il decapè è meraviglioso, facile e dona profondità perché mette in rilievo le modanature di qualsiasi cosa. In questo caso mette in rilievo le modanature della mia cornice. E per me questa tecnica è perfetta per lo stile country. Ora mi muovo e vado sul bordo, dove ci sono questi piccoli pallini che formano una leggerissima collana sull'esterno. E guardate qua. Togliamo la polvere in eccesso. E ora, con la seconda spugnettina, vado ad eliminare ancora un po' di vernice all'interno di questo mio incavo. Ma poca, perché il decapè, per essere realistico, deve usurare le parti esterne, le parti che sono state realmente toccate, anticate dal tempo. Quindi non si può andare ad usurare questo punto qui. Quindi con la spugnettina più delicata tolgo ancora qualcosina, ma solo nella parte più esterna. Chissà quante ne ha viste queste cornici, avrà portato dentro di sé tantissime foto di bambini, di adulti, poi è stata messa in un solaio, sono arrivati i tarli, poi magari è stata recuperata, rispostata, colorata, adesso arriviamo noi a salvarla per un'ultima volta, magari non sarà l'ultima, quindi ricordate sempre, il recupero non è solo nobile, è anche storia e cultura. Cosa ne dite di questo tono su tono? Spettacolare, vero? Qualcuno di voi so già che mi chiederà, Elisa, ma ho la wall? Non posso dipingere anche la cornice così non acquisto un secondo prodotto? Non me la sento di dirvi di no, perché so già che la wall aggrapperebbe perfettamente su questa cornice. Quindi la risposta ideale è: Magic Wall è stata studiata appositamente per qualsiasi tipo di parete, interna ed esterna. Resiste agli urti e ai graffi? Abbastanza, però sull'urto e un graffio che ha una parete, non sull'urto e il graffio che può avere un tavolo lavato, utilizzato spesso pranzo cena anche per cucinare, ok? Quindi in questo caso se avessimo voluto fare la cornice con Magic Wall perché ci avanzava del colore, l'avremmo potuto fare. Ricordate sempre però che non avete una gel paint, avete una vernice molto buona, molto aggrappante, ma pur sempre resinosa. Vi starete chiedendo cosa me ne faccio di tutti questi fiori sparpagliati sul mio tavolo. Ebbene sì, questo è un bellissimo transfer, sempre della Lineara Design. E perché dico che è bellissimo? Perché è veramente tanto versatile. Ci possiamo decorare mobili, pareti, creare dei quadri, veramente non c'è un limite. E la cosa più bella è che sono ritagliabili, posizionabili, componibili a vostro piacimento. Ma io questa volta non me la sento di affrontare tutto da sola. E quindi chiamerò qui con me il mio amico Luca Argenti. Sei un arredatore bravissimo. Ciao. Un decoratore bravissimo. Grazie. E oggi mi aiuti, mi supporti, perché questo è il tocco chic che secondo me ci serve per questa parete, vero? Sì. Secondo me gli amici di Vivere Country adoreranno questa parete perché oltre che essere in stile, va bene, ok, country, ma è anche molto chic. Esatto. E la potranno rappresentare in qualsiasi angolo di casa con tantissima facilità. Ok? Sì.
Partiamo facendo vedere quanto è facile poi creare il soggetto su misura. Sì. Perché? Perché noi ritaglieremo il disegno, voglio ritenermelo così. Certo. Noi ritaglieremo il disegno in base a ciò che ci serve. Vedete, questo è il sopra della mia rosellona rossa. Questa è la base. E che cosa faremo noi? Noi utilizzeremo la cornice come riquadro. Ma il fiore partirà da sotto, dalla parete Magic Wall, e finirà all'interno della mia cornice. Questo distacco secondo me sarà bellissimo. Lo facciamo in modo molto facile. Io taglio e tu posizioni. Sì. Ti va bene? Così almeno decidi perfetto. L'inclinazione, decidi tutto. Taglio perché? Perché è più facile poi posizionare, movimentare il tutto. E in questo modo non si sciupa, perché dietro ha sempre la sua pellicola bianca protettiva. Abbiamo fatto furbamente prima già una riga. Questa riga cosa serve? Questa riga è la perfetta inclinazione dell'interno della mia cornice, perché voglio proprio che il transfer appoggi sull'interno della cornice. In questo modo anche avrà anche più, diciamo, densità, cioè più profondità. Sì. Cosa facciamo? Spellicoliamo? Spellicoliamo e applichiamo. Voilà, fate attenzione quando spellicolate perché potreste anche accartocciarlo su se stesso. Oh, e voilà, perfetto. Ora ci serve un pennello molto morbido, che in questo caso ci aiuterà a far uscire eventuali bollicine, e poi il legnetto. Il legnetto lo troviamo già all'interno del tubo, il tubo redesign. Un plus, è veramente veramente facile applicare questi disegni, perché sulla parete Magic Wall si ha questa vellutatezza, questa liscezza, e è veramente facile. Voi lo applicate e in 2 secondi si attacca. Benissimo. E voilà. Visto quanto è veloce? Piano piano. Perfetto. Avete visto quanto sta bene? Ora noi applicheremo anche la parte sottostante. Per applicarla però ci serve che la cornice sia al suo posto. Quando avete un transfer così grande, con una pellicola così tanto estesa, è molto più facile applicarlo in questo modo, utilizzando il pennello, perché viene tutto in un'unica passata. Ora noi ritagliamo il gambo e lo applichiamo, però utilizziamo anche la cornice questa volta. Questa piccola scrittina la ritaglio e la metteremo sicuramente in un secondo momento, nell'angolo che noi decidiamo. Al momento prendo la base della mia rosellona rossa. Poi questo rosso io trovo, Luca, che abbia un timbro spettacolare, sta benissimo. Sì. E lega con il verde Elisir alla perfezione. È proprio il verde perfetto Elisir. C'è poco da fare. In questo modo bisogna controllare bene 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 che la rosa sia perfettamente dritta rispetto al gambo. Mi pare di sì. Mi passi il pennello, Luca? Certo. Grazie. Voilà. Appiccico per bene il mio gambone. E voilà. Adesso grattiamo partendo dal basso fino ad arrivare su e spellicoliamo di nuovo. Facciamo questa operazione prima in modo da attaccare bene tutto. E poi pian pianino stacchiamo come abbiamo fatto prima col pennello. Un po' qui. Voilà, bellissima, a me piace molto, a te? A me, davvero molto. Avete visto che tridimensionalità ha questa parete? I disegni sono, vabbè, bellissimi. E la cornice, secondo me, è veramente, veramente moderno questo tocco. Country moderno. Luca, cosa ne dici? Andiamo sempre sui soggetti più grandi, sì, per iniziare? Sì, i più grandi, sì. Quale ti piace? Andrei con lui. Andrei con lui anch'io, sì. Bellissimo. Poi comunque questo verde starà benissimo con la parete. Dove lo metteremo? Da questa parte. Ok, allora continuiamo con i nostri transfer. Sì.
Abbiamo deciso di mettere questo secondo disegno con questa inclinazione, perché ci piace proprio che il quadro scoppi con i fiori sulla parete. E quindi lo mettiamo con questa inclinazione e poi dopo continueremo sotto con i nostri gambi. Abbiamo posizionato con la cornice, così ci facciamo un'idea, ora la togliamo e grattiamo. Ce l'hai? Sì. Perfetto. Vai. Se volete facilitarvi ancora di più il lavoro, disegnate bene 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 la cornice interna, quindi con la matita la parte interna della cornice e con la matita la parte esterna. Così sapete perfettamente quanto è la larghezza e non perdete un disegno importante sotto il bordo che non si vede. Nel frattempo ho già ritagliato il gambo e ho disegnato appunto il bordo della cornice. Guardate, perfetto. Dobbiamo fare attenzione in questo caso a avere una buona continuazione. Che ne dici? Stiamo sotto il quadro? Tanto perdiamo pochissime foglie. Sì, va benissimo. Sì. Allora, ok. Qui lo lasciamo in questo modo. Andiamo un pochettino più vicino in modo che non si noti. Perfetto. E applichiamo. Bravissimo. Attacchiamo la parte più grande di pellicola in modo da avere la superficie il più possibile aderente. Mi serve ancora un aiuto qua. Sì. E voilà! Mettiamo la cornice così vediamo come è diventato. Mi piace? A me tantissimo. Anche a me. Continuiamo, adesso scegliamo i nostri fiori, i nostri bulbi, le scritte e completiamo questo bellissimo quadro su parete. Ti piace come sta venendo, Luca? Davvero molto. Anche a me. E poi posso dirtelo che il nostro lavoro è veramente divertente. Vero. Qualche scrittina. Probabilmente questa la posizionerò in esterno. Magari qui. O qui. Qui, qui. Bellissimo qua. Sì. Abbiamo finito la nostra creazione. Sei soddisfatto? Davvero molto, sì. Mi piace tantissimo perché questa idea che i fiori sboccino dalla cornice è veramente, veramente bella, sì. Vero? Sì. Abbiamo dato profondità anche unendo diversi soggetti e sovrapponendoli. Quindi abbiamo messo questo ramuscellino sopra il fiore, sopra l'altro fiore, abbinato anche le scritte. Abbiamo scelto noi i posti di tutti i disegni. E forse questa è la cosa più bella di questi transfer, il fatto che siano completamente modificabili e plasmabili in base alle nostre esigenze, vero? Sì. E ovviamente ditemi nei commenti cosa ne pensate anche della mia parete, della parete floreale. A noi manca solo un po' di profumo di fiori, sì. Esattamente della mia cera jasmine, super protettiva, perché questa cornice sarà semplicemente spolverata nel tempo. Quindi poca cera jasmine sulla cornice, una massaggiata e via. Purtroppo anche questo restyling è finito. Purtroppo perché oggi mi sono veramente divertita un casino. Davvero? E mi hai rinnovato totalmente questo angolo. Sono veramente felice. Questo tavolo in teoria non doveva star qua. No. Doveva star di là, doveva subire delle modifiche. Ma quanto sta bene nel nostro stile country di oggi. Sì. Vero? Sì. E questo quadro alle pareti, cosa dite? Lo copierete? Dai, copiatelo. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Vi ringrazio per averci visto fin qui. Da Elisa e Luca è tutto. Al prossimo restyling. Sì. Ciao!